Martedì 28 giugno 2016, io sono Bella Shakmirze e questo è Good Morning Milano. Buongiorno a tutti e vi invito a vedere le notizie di oggi. Stefano Parisi, dopo la recente sconfitta al ballottaggio contro Giuseppe Sala, commenta la squadra di governo del nuovo sindaco, che Parisi reputa ostaggio dei partiti. Un elemento sconcertante per il centrodestra è anche la continuità con la giunta Pisapia, di cui sono stati confermati 6 assessori sui 12. L'ex candidato sindaco ritiene inoltre che Gherardo Colombo ed Emma Bonino non avranno alcun ruolo nella squadra di Sala e che i loro nomi siano stati fatti solo per attirare voti in campagna elettorale. I 7 operai della Morcegaglia hanno lasciato le uffici dello stabile occupato lo scorso 15 giugno e si sono spostati in centro tra Corso Monforte e via Vivaio, vicino alla prefettura. Motivo della protesta è il trasferimento della sede di Sesto San Giovanni a quella di Pozzolo Formigaro, in provincia di Alessandria. Il presidio proseguirà giorno e notte fino a quando non si giungerà ad un raccordo definitivo. La situazione dovrebbe concludersi con la sistemazione di 3 operai su 7, mentre gli altri 4 riceveranno un incentivo all'esodo e dovranno poi cercare una nuova collocazione. Dopo l'uscita della Gran Bretagna dall'UE, Roberto Maroni, presidente della Regione Lombardia, ha avanzato la proposta di trasferire l'Agenzia Europea Farmaco da Londra a Milano. Lo ha detto a margine dell'Assemblea Generale di Confcommercio di Milano, Lodi, Monza e Brianza. Il progetto potrebbe inserirsi nell'ambito di Human Technopole, il polo tecnologico che avrà sede nell'ex area Expo. Inoltre, la simile soluzione farebbe di Milano un punto di riferimento europeo per tutte le nuove biotecnologie. La Caritas Ambrosiano sta cercando volontari che nel mese di agosto siano disponibili ad aiutare gli anziani che restano soli in città. L'impegno richiesto è minimo e riguarda la consegna di pasti a domicilio, lo svolgimento di piccole commissioni o l'accompagnamento dal medico. È sufficiente dare la disponibilità per poche ore nella fascia centrale della giornata dalle 11 alle 13 e non è necessario impegnarsi per l'intero mese. Chi fosse interessato può telefonare all'associazione Volontari Caritas oppure scrivere a volontari@caritasambrosiani.it. Per oggi è tutto, io vi auguro una buona giornata. Ci vediamo domani con una nuova puntata di Good Morning Milano.